Poi contratti a tempo determinato, rinnovati più e più volte. Mi sento in prova continua e con il licenziamento sempre in agguato. Come faccio a immaginare il mio futuro con meno di 1.000 euro al mese? Oltretutto, a parità di mansioni, guadagno anche meno dei miei colleghi maschi. Come faccio a pagare un affitto o ad accedere ad un mutuo? Non potrò mai essere autonoma. Dovrò sempre dipendere da qualcuno. E se volessi avere dei figli, impossibile mantenerli. No al gender gap. Contratti stabili. Retribuzione di cose e tutele. Presto avrò un figlio, lavoro a tempo determinato. Mi rinnoveranno il contratto? Se tornerò al lavoro, il mio stipendio servirà solo a coprire i costi del nido. Lavoro a tempo pieno, mio figlio si è ammalato e devo rimanere a casa per accudirlo. Stabilizzazione delle lavoratrici precarie, più nidi pubblici a prezzi accessibili, più flessibilità degli orari di lavoro. Vivo con un familiare non autosufficiente. Io lavoro, ma in famiglia si aspettano da me come donna che mi assolva tutto l'onere di questo problema. Le case di riposo costano tantissimo e le attese sono lunghissime. Se rinuncio al lavoro, perdo autonomia e i contributi previdenziali. E poi, come faccio a rientrare nel mercato del lavoro? Contributi previdenziali per le caregiver, più RSA a costi adeguati. Servizi pubblici, sociosanitari, domiciliari.
grano. La parola es importante per ser parte de la comunidad, perché yo possiedo un cuerpo. E poi la casa? Quale casa? Oggi, due ore fa, ho chiamato per affittare un appartamento. Mi hanno detto: no, affittiamo a stranieri in questa città. Perché? Ma perché è così? Io sono umana. Oddio, perché? Perché è così? La casa è l'anima del corpo. Rivoluzione educativa e culturale, snellimento della burocrazia e self-identity.